Il Sulmona ottiene un altro pari, il terzo consecutivo contro la Vispessaro, che era reduce invece da due vittorie consecutive. A caratterizzare comunque la giornata sono state le dimissioni del direttore generale del Sulmona Giorgio Bresciani per problemi irrisolti tra il presidente Maurizio Scelli ed il gruppo romano. Ad annunciarle al termine della partita l'addetto stampa Pasquale Lancia. Comunico le dimissioni irrevocabili del direttore generale del Sulmona Calcio Giorgio Bresciani. E le scelte e le motivazioni saranno spiegate in una conferenza stampa che faremo mercoledì alle 18. Nell'attesa di una via d'uscita per le questioni societarie sulmonesi, passiamo all'analisi del match. Marchigiani, ancora privi degli infortunati Cremone e Chicco, producono la necessaria spinta in avanti con l'ottimo Ridolfi. Nel Sulmona assenti gli squalificati D'Angelo e Falso, quest'ultimo sostituito tra i pali da Moggio. L'inizio è buono da parte del Sulmona, che al settimo ci prova con Proietti, Foiera devia in angolo. Il Sulmona continua ad insistere e trova il gol al 18° minuto al termine di un'azione sviluppatasi sulla sinistra. Proietti mette in mezzo, tocca Bordoni e Ceccarelli non perdona per l'1-0. Trovato il gol, il Sulmona inspiegabilmente si siede e concede troppo agli avversari, che al 33° creano scompiglio con Giorgio Torelli, che spunta in mezzo alla difesa del Sulmona e costringe Moggio alla deviazione in corner. Sugli sviluppi dell'angolo viene ancora impensierito l'estremo Vidiano con la palla che scheggia l'incrocio. Il calcio d'angolo è decisivo ai marchigiani al 36°, quando c'è il pareggio da parte di Alberto Torelli. Al 91° gli uomini di Maggi passano in vantaggio con Ridolfi che prevale su tutti e va a segnare e a festeggiare poi sotto i propri tifosi. Primo tempo che si conclude con la Vispessaro in vantaggio per 2-1. La ripresa si apre con il pareggio del Sulmona al 6° minuto. Tutto parte da una punizione di Vitone, seguono batti e ribatti, si inserisce il difensore Di Berardino che di testa effettua un pallonetto che beffa Foiera e il gol del 2-2 che chiuderà il match. Il Sulmona insiste e ci prova con Nicolai, Proietti, fino ad arrivare alla clamorosa occasione fallita al 39° da Ceccarelli, quando servito ottimamente da Vitone spara alto. Nulla da fare per Ceccarelli anche qualche istante dopo. L'ultimo sussulto del match è dell'ottimo Ridolfi, ma Moggio para, finisce 2-2. Meco Monaco, il Sulmona adesso si è troppo abbonato a questi pareggi, cosa dire? Siamo contenti anche del pareggio, perché poi poteva finire anche male. Io penso che la squadra abbia fatto almeno 22-23 minuti, abbia espresso un grande calcio, abbiamo avuto diverse occasioni prima di fare gol con Ceccarelli. E poi paradossalmente dopo il gol ci siamo fermati, non riesco a capire il perché. In settimana sicuramente parlerò con i ragazzi, perché vince 1-0, deve essere più semplice per la squadra che è in vantaggio giocare, invece non abbiamo corso più, non abbiamo aggredito più, siamo stati troppo superficiali e la Vispessaro poi ha pareggiato e segnato meritatamente, è andato in vantaggio. Il secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo avuto una piccola reazione, non siamo andati bene come i primi 23-24 minuti del primo tempo, però quantomeno siamo riusciti a riagguantare il risultato e penso che abbiamo avuto anche qualche occasione per fare gol sempre con Ceccarelli. Quindi è un peccato, perché comunque eravamo partiti bene. È un pareggio che accettate, un pareggio che ritieni giusto? Sì, come è andata la partita sì. Probabilmente il nostro intento era quello di portare più avanti possibile nel secondo tempo il vantaggio per poi sfruttare il nostro contropiede. Purtroppo, come dicevo prima, abbiamo preso il gol del pareggio quasi subito, poi insomma nel finale tutte e due le squadre potevano portare a casa i 3 punti, però insomma accettiamo il pari.